La vita è un viaggio, un tour come il Chuck White Days, e inizia proprio dove tutto è iniziato, dall'ispirazione che ho avuto da mio padre, perché mio padre è stato il regista in terra della mia vita, e quindi oggi inaugura questa rassegna che è itinerante, farà un giro per l'Italia, Roma, Napoli, varie città in seguito, perché poi è un puzzle che va a costituire un prossimo festival nazionale. Questa prima anteprima questa sera vedrà ospiti vari attori e registi, soprattutto che presenteranno i loro short film nazionali e internazionali. Saranno ovviamente, ci sarà un riconoscimento per tutti, però ci sarà anche un premio a fine serata come miglior regia e miglior sceneggiatura. Ovviamente questi premi vanno a costituire poi insieme le tappe itineranti. Cioè, qual è la finalità di questa iniziativa, la mission di questo evento? La mission sono due, nel senso, sia promuovere il cinema e quindi soprattutto i registi che non sono poi emergenti, perché alla fine sono tutti registi conosciuti nel settore, però farli conoscere anche in un contesto anche più popolare, quindi soprattutto in dei luoghi dove forse da un po' di tempo mancava il cinema, quindi un cinema all'aperto che dà l'opportunità a tutti di essere protagonisti attraverso lo schermo. Sindaco, ha puntato sul cinema, sulle idee, sui giovani, sulla creatività, e anche questa una delle sue priorità in agenda. Sì, ho puntato sui giovani, ma soprattutto sui mercoglianesi doc come Gio Saveriano, che ha dato da sempre dimostrazione di essere un grande professionista, e quindi ho puntato su Joy per cercare di tamponare questa prima estate a Mercogliano per una programmazione sicuramente più efficiente per il prossimo anno, già in programmazione una serie di iniziative che dovranno poi realizzarsi da aprile fino a dicembre prossimo.